Oggi a Storia di Runner 451 ci è venuto a trovare direttamente da Canale 5 Stefania Andriola, giornalista, per anni giornalista sportiva, adesso ci dice sempre se dobbiamo uscire con l'ombrello o senza. Poi avremo l'Inferno Run con Mauro Leoni e poi una ragazza che corre tra trail, maratona e pedala, Chiara Mantovani. Ciao Marco, come stai? Ciao Simone, bene, ben trovato. Bene, siamo ancora qui di mercoledì, per il secondo mercoledì di fila, a parlare di corsa. Come avete sentito abbiamo tre ospiti e poi le rubriche, parleremo anche di allenamento. Marco, è una settimana, la prima settimana di aprile, dolce dormire, come va col sonno? Bene, dai, ci siamo ripresi da questo cambio che poi in tutto sommato non è che ci stravolge molto la vita. Sì, però dai, facciamo il sondaggione, chiediamo ai nostri runner, ma voi preferite l'ora legale, cioè quella che c'è adesso, o l'ora solare? E quando tornerà l'ora solare si dice dormiremo un'ora in più. Io di solito mi sveglio ancora un'ora prima, non so te Marco. Sì, è vero. No, ma sostanzialmente veniamo fuori dall'inverno, dai, è quello, no? Sì, sappiamo bene che l'estate è vicina, e quindi... Assolutamente. Marco, stiamo facendo discorsi da vecchio sul tempo, rispondete al sondaggione, preferite l'ora legale o l'ora solare? Adesso Marco, parliamo subito di allenamento con Run Like R451. 7 punti fondamentali che ti consiglio di seguire per ogni tua gara, per fare in modo di non avere cali sul finale, di riuscire a rendere tutto quello che hai prodotto in allenamento. Ma prima di tutto scrivimi nei commenti se hai avuto problemi nelle tue ultime gare, raccontami il tuo episodio, come sempre ti risponderò. Andiamo subito ai 7 consigli. Il primo, avere una strategia di gara chiara. In allenamento devi aver provato il ritmo gara più volte, devi avere ben in testa cosa vuoi fare in gara. Molti mi chiedono se può essere utile impostare la strategia e l'andatura nell'orologio. Io sconsiglio di no, perché il ritmo devi averlo imparato in gara e poi soprattutto l'orologio potrebbe metterti ansia. Per quale motivo? Perché magari ti potrebbe limitare se sei stato troppo conservativo, oppure ti potrebbe far venire ansia nei momenti di difficoltà. Magari hai impostato una pace pro di andatura progressiva e quel giorno non riesci a tenerla, e la cosa potrebbe creare un circolo vizioso che potrebbe pregiudicare ancora di più quello che sta succedendo, il risultato della tua gara. Questo perché in gara, per quanto tu sia allenato, i momenti di fatica accadono. Succede spesso che a metà della gara o subito dopo la metà, per cali di concentrazione, per una capacità di non sopportare la fatica, ne parlo ampiamente nel secondo capitolo del mio libro, si ceda un po' sul ritmo. Non sto parlando di tracollo, si sto parlando del fatto di non riuscire al ritmo che si potrebbe tenere. È una questione di motivazione rispetto a percezione della fatica. Come fare? Beh, intanto serve ampia concentrazione, ma poi bisogna allenare i momenti di fatica. Questo è importante, quindi inserire quei lavori lunghi e con ampia intensità, tipo fartlek, dove alterno dei ritmi più veloci di quello che sarà il mio ritmo gara con ritmi di recupero comunque abbastanza sostenuti, seppur più lenti, del mio ritmo gara. Alleniamo la fatica e proviamo in allenamento, anche da soli, non con degli altri, a sopportare questi momenti di fatica. È molto importante, ad esempio, inserire dei medi veloci, che sono l'allenamento forse più complicato da tenere, perché l'intensità è importante e bisogna tenerla molto alta. Sappiamo poi che l'energia è fondamentale, dobbiamo mantenere l'equilibrio energetico e le scorte di glicogeno sempre pronto, per questo dobbiamo integrare. Alleniamoci ad integrare. Non arriviamo al giorno della gara che non abbiamo testato l'utilizzo di gel o di barrette, ma alleniamoci in allenamento, scusate il gioco di parole, ad utilizzare i gel. E facciamolo quando? Non con delle pause lunghe dove prendo tranquillamente il gel e riparto, magari le prime volte sì, ma ad esempio inseriamoli in fasi veloci, in un lunghissimo intenso, nelle ripetute intense. Se imparo a bere e ad assumere i gel quando il mio fisico è sotto stress, poi dopo in gara probabilmente non avrò problemi. Non partire forte è uno dei consigli che avrei sentito dire di più. Assolutamente lo sottoscrivo, ma non vuol dire questo non partire piano. Mi rifaccio al primo punto. Se hai ben chiaro la tua strategia di gara, non partire troppo forte è fondamentale, perché
perché se parto troppo forte la richiesta di ossigeno è subito alta, le scorte di glicogeno finiscono facilmente, le fibre muscolari che poi dopo andrò a richiamare nella seconda parte di gara sono quelle che richiedono ancora più ossigeno e si innesca un circolo vizioso che non farà altro che farti calare nell'ultima parte di gara e probabilmente a volte anche proprio crollare finendo al traguardo camminando. Sempre nell'ottica di non esaurire più velocemente le scorte di glicogeno e non utilizzare più energie di quelle che servono, evita continui cambi di ritmo, cerca di essere costante nel ritmo, magari con una leggera progressione in crescita, ma quegli accelera, frena, oddio sto andando troppo forte, accelero, oddio sto andando troppo piano, aumento, beh, questo ti farà consumare ancora più energie. Anche questo va allenato in allenamento con una fortissima sensibilità di ritmo. Non restare soli è importante, non è sempre facile, non tutte le gare sono molto partecipate, ma a volte è meglio rimanere con uno o due compagni di gara che vanno un pelo più piano più che rimanere da soli a un certo punto mollare sia di gambe che di testa. L'ansia ci può aiutare nella prestazione, beh, quella che si chiama eustress, quell'ansia, quella carica che ci fa rendere di più, ma attenzione al distress, cioè l'ansia negativa, quella che ti mangia energie. Per questo cerca di ripartire rilassato, di trovare una tua routine che ti dia sicurezza e regolarità. E poi in corsa ricordati di rimanere decontratto, anche questo ti aiuterà a bruciare meno energie. Ultimo consiglio fondamentale, goditi l'arrivo e spalanca le braccia quando vedi il traguardo. Ci è venuta a trovare un'amica, una professionista dello sport e della comunicazione, Stefania Andriola, che da un passato di commentatrice sportiva nel mondo del ciclismo adesso ci spiega e ci racconta cosa succede prima di andare a correre grazie al servizio meteo di Canale 5 e continua a pedalare e a correre da grande appassionata. Una cosa importante, se la incontrate chiedetele se domani piove. Stefania, che onore e che piacere averti qui a Storie di Runner 451, benvenuta. Grazie, è un piacere mio essere qua e poter raccontare il mio sport, perché poi parliamo di questa meravigliosa parola, lo sport, che ci dà tanto Stefania. Benessere, energia. Assolutamente, come abbiamo detto in fase di lancio, Marco, Stefania, siamo abituati negli ultimi anni a sentirla darci i consigli e le previsioni del tempo, quindi adesso tutti quelli che ti vedono si staranno già chiedendo, avranno guardato fuori se piove, anzi non so, te la fanno mai la battuta quando ti incontrano domani piove, che tempo fa? Sì, sì, me la fanno, di solito è che tempo fa, ma allora domani che tempo fa Stefi? Ma poi io, è bello che poi io rispondo sempre, anche quando lo fanno per prendermi in giro, perché un po' come dire, una deformazione professionale, e poi non vi dico quando magari diamo delle previsioni che insomma, perché è proprio la parola stessa, previsione, ti dà un margine di incertezza, quindi a volte sbagliamo, quindi lì non ti dico, quando dico ai miei amici runner, no, ma andate tranquilli a correre, e poi questi si imbeccano un temporale, mi nascondo per due giorni poi. I runner e i ciclisti sono tra le categorie sportive che sono più soggette alle condizioni esterne e devo dire che le applicazioni e quello che poi seguiamo dalla televisione è forse una delle fonti informative più importanti per vivere lo sport. Tu in questo riesci a sapere sempre cosa metterti, no? Quindi insomma in bici sai sempre qual è l'abbigliamento più azzeccato. Infatti devo dire che da questo punto di vista posso ritenermi una privilegiata, perché ho un rapido accesso a tutte le informazioni meteorologiche anche da un punto di vista termico, quindi normalmente sì, so come vestirmi, però ti posso anche dire che c'è un risvolto della medaglia, perché quando magari vedo già che il tempo non è dei migliori, magari quando capisco che può fare troppo freddo, che magari può capitarmi un acquazzone mentre corro, a volte magari divento un po' pigre, dico ma no dai, magari vado a correre il giorno dopo che c'è il sole, però mi sono imposta di dire comunque bisogna lo stesso allenarsi anche se le condizioni meteorologiche non sono perfette. Certo, vi faccio un esempio, c'è stato un vento fortissimo due giorni fa e ovviamente ho sconsigliato ai miei amici di andare in bici, perché quando vedo che ci sono raffiche a 70-80 km all'ora e sento che dei miei amici vogliono andare in bici, penso che sia molto pericoloso, quindi magari li avverto. Certo, senti Marco, non oso immaginare ogni volta che gli arriva un messaggio su WhatsApp, Stefania pensa, chissà chi mi sta chiedendo
che tempo ti fa domani. Continuando a parlare di sport, lasciamo un attimo il meteo, adesso è un po' di anni che parli di meteo, però chi ti segue sa che per tanti anni hai raccontato lo sport, soprattutto il ciclismo, e anche se hai iniziato forse col calcio i primi anni, posso sbagliare, sulle reti piemontesi, sì, no? Vivevo ancora a Torino e lavoravo in una trasmissione che si chiamava Fischio d'Inizio e si occupava di tutti gli sport, e poi in particolare nello stesso periodo ero valletta in studio per un programma torinese di calcio che si chiama Forza Toro, di fede totalmente granata, che tra l'altro era la fede di mio papà, quindi andava benissimo. Probabilmente se fosse stato un programma pro Juve, mio papà non mi avrebbe più accettata in casa. Quindi sì, ho iniziato con... ho iniziato con tutti gli sport e poi sono entrata in contatto con il meraviglioso mondo del ciclismo, soprattutto del Giro d'Italia, e stavo, guarda, pensando che quest'anno compio 20 anni nel ciclismo, perché il mio primo Giro d'Italia io lo seguii tutto nel 2003, il famoso giro vinto da Gilberto Simoni. E sì, l'ultimo giro di Marco Pantani, perché io Pantani l'ho conosciuto, l'ho visto durante quel Giro d'Italia, che purtroppo per lui è stato l'ultimo, perché poi lui è mancato il 14 febbraio del 2004. E io ho avuto l'occasione ancora di vederlo e di conoscere questa sua meravigliosa figura. Per farvi capire, io arrivo al Giro d'Italia senza conoscere tutta la bellezza di questo sport. Per me il ciclismo era mio nonno davanti alla televisione, che guardava per ore e ore e diceva ma che sport noioso, ma come fa? E non conoscevo tutto quello che si nascondeva dietro, il lavoro di squadra, la bellezza di questo sport che si avvicina alle persone, perché il ciclismo va dalle persone, non devi andare tu a vederlo. Mi piace molto questa pensarla così. E quindi io, partecipando al mio primo Giro d'Italia, mi ricordo che quando vedevo una nuvola di gente spostarsi, sapevo che lì all'interno c'era Marco Pantani. Ed era pazzesco, perché aveva una carica, nonostante appunto poi purtroppo quello è stato il suo ultimo Giro d'Italia, aveva una carica ancora enorme, e lì sul percorso del giro ho capito la bellezza dello sport. Ho capito che non è uno sport individuale, ho capito che c'è un gioco di squadra, ho capito che esiste lo scalatore, il gregario, il passista, il velocista. E da lì in poi è stato un amore che, nonostante appunto io adesso faccio un altro tipo di lavoro, mi è rimasto dentro, tanto che ogni anno seguo ancora qualche tappa del Giro d'Italia. E in particolare da 5 anni sono proprio sul percorso del giro con Banca Mediolanum, che permette ai suoi testimonial di pedalare proprio su un percorso di tappa. Cioè, io non so, probabilmente ci saranno tanti amanti del ciclismo, ma voi avete idea di che cosa vuol dire riuscire a pedalare negli ultimi, di solito si fa negli ultimi 60-70 km, ma tu sei lì prima del passaggio dei ciclisti. Sì, sì, li ho visti a una tappa l'anno scorso qui in Emilia Romagna. È un'emozione, a Bagno di Romagna. Sì, un'emozione fantastica, anche perché poi in queste occasioni mi trovo a pedalare con Fondriest, con Bettini, con Motta, con Moser, quindi riesci anche a fare dei percorsi insieme a dei grandissimi campioni. Lo scorso anno c'era anche Alessandro Ballan, quindi dici, caspita, sto pedalando con Alessandro Ballan e Paolo Bettini Stefania, su un percorso di Giro d'Italia. Stefania, in quelle occasioni il tuo Strava vede dei numeri che non vedi in altre giornate. Sì, assolutamente sì, infatti lì ci sono tutti i miei best. Anche perché devo dire che io poi sono molto amica soprattutto di Paolo Bettini, con cui ho anche pedalato in Toscana, mi ha fatto conoscere dei bei percorsi nella sua terra, e quando vede che sono un po' in difficoltà in salita, come si dice, si può dire la mano di Dio, no? Che ti spinge un pochino, ma proprio quella spintina che ti dà, che ti fa raggiungere la tua velocità migliore appunto registrata su Strava. Sì, beh, ne parlavamo prima, Strava lo uso anch'io tantissimo, anche per, insomma, allenando, però a volte c'è un po' il rovescio della medaglia, no? Questi com da raggiungere hanno rovinato qualche atleta, più nel ciclismo forse che nella corsa, però
Sì, so, forse tu... è vero, forse un po' più nel ciclismo effettivamente. E, al di là delle battute, è vero che serve perché comunque è un programma che ti monitora, quindi ti fa capire se stai migliorando, come la tua condizione fisica. Anche a me comunque fa piacere vedere che magari sono andata più veloce su una certa tratta, o magari quando miglioro nelle salite, appunto parlando di bicicletta. Però è anche vero che secondo me fissarsi troppo con i numeri può portare tante persone a demotivarsi. E purtroppo io le ho incontrate, persone che, addirittura una mia amica che si è tolta da Strava, ha detto basta, io mi tolgo perché non voglio che le persone vedano, voglio pedalare per me, per stare bene, e lo capisco, perché se poi deve diventare tutto un gareggiare, si perde un po' la bellezza dello sport. Poi tu alleni, hai detto, le persone, quindi sai che cosa vuol dire quando i runner, quando si migliora, quanto è bello migliorare, perché comunque... Ci dà tanti certo. stimoli. E io mi ricordo anche quando ho fatto diciamo i miei percorsi migliori, come mi sentivo. Però onestamente voglio sentirmi bene sempre, e al di là della tabella, al di là della velocità, al di là della salita, perché per me fare sport è dare da mangiare alla mia mente oltre che al mio corpo. A me piace questo rapporto. Ad esempio, io, poi magari vi prenderete per matta, ho un rapporto molto stretto con la mia bicicletta, l'ho chiamata Artemide, e non dico che ci parlo, ma quasi. È la prima volta spesso... che sentiamo questo rapporto, è vero. Non sei la prima, non ti preoccupare. E quando vado in giro con lei e mi godo poi i panorami, perché la bellezza di fare sport all'aperto è proprio questa, anche riuscire un po' a godersi il panorama. E diventa un tutt'uno, secondo me, al di là poi della prestazione fisica, perché vabbè, io già sono poco competitiva nello sport, sono poco competitiva perché, come vi ho detto, io preferisco godermela sempre. Poi in altri ambienti della vita sì, cioè le mie cose le voglio sempre portare a termine, voglio farle fatte bene, però secondo me la competizione ti serve molto se devi gareggiare, quindi se tu ti iscrivi a una gara, se ho amici che fanno triathlon, quindi capisco che loro davvero debbano fare allenamenti guardando l'orologio o guardando il computerino. Però per una persona, diciamo, normale, che non deve per forza partecipare a una gara, certo, trovo magari che sia, se la può prendere un po' più easy, diciamo. Sì, una mentalità dove tu ti puoi anche godere il momento che stai vivendo senza per forza pensare che stai andando a meno di chi, di un tuo amico, o che ti abbassi la media su Strava. Assolutamente. Stefania, per chiudere, al di là che abbiamo detto sfide non sfide, però tu a Milano parteciperai con le staffette, giusto? Sì, farò parte della la Milano Marathon, e mi piace tantissimo perché correremo per la Lilte. Io ho deciso da tempo di sostenere i loro progetti, la Lega Italiana Lotta Tumori. E quindi in questo caso sapere di stare correndo anche a favore di un'associazione che raccoglie fondi per permettere alle persone che non possono visite oncologiche, visite di prevenzione, ecco, in quel caso lì mi fa correre ancora più veloce, perché corro davvero con il cuore, so che ogni passo che sto facendo in quel momento può aiutare qualcun altro, quindi queste Brava. Corse per me sono veramente tra le più belle della mia vita. E mi hai fatto venire in mente anche un'altra cosa legata alla corsa, che è un'esperienza bellissima che ho fatto con la mia associazione sportiva, che si chiama Correre Oltre. Noi portavamo a correre dei ragazzi ipovedenti, e sì, devo dirti che questo anche mi è rimasto nel cuore, perché io portavo a correre questo ragazzo, eravamo uniti da un cordino al polso, e io davvero ero i suoi occhi, e correvamo insieme. All'inizio ero spaventatissima, perché ti senti una responsabilità mica da nulla, perché guardavo il pavimento, cioè guardavo dappertutto, avevo paura che si facesse male, però poi eravamo talmente in sintonia, e dopo un po' di corse praticamente eravamo una cosa sola, e anche questo mi dava molto, cioè mi spronava, perché dicevo, vedi quanto può fare bene lo sport anche in questi casi, e quanto unisce le persone.
Abbiamo avuto, lo dico per chi ci sta seguendo, poi se vuoi andarla a vedere, nella quarto episodio di Storia del 451 abbiamo avuto Loris Cappanna, che è atleta non vedente e che ha vinto anche diversi campionati italiani, con sempre l'atleta guida, con lui che dice che è un amico con la A maiuscola, Marco, se ti ricordi, che ci ha raccontato proprio l'altra parte di questa cosa, cioè l'essere guidato e quanto si crei questa sintonia. Quindi si crea davvero, anche perché poi l'altra persona si deve fidare di te al 100%. E quindi sì, si crea questa sinergia, ma poi ti posso dire, vi posso dire la verità, lui dava la forza a me poi di correre quando ero stanca, sì, perché poi a un certo punto ti viene una forza, hai ancora più forza, perché comunque tu stai correndo per te, corri per l'altra persona e davvero riesci poi veramente a creare un tutt'uno in cui ci si scambia energia reciprocamente. Grazie mille per la tua partecipazione, per il tuo contributo. Ti continueremo a seguire per sapere se ci bagniamo o no, anzi speriamo di bagnarci un po' perché serve. A questo punto bisogna sperare che piova. Sì. Assolutamente. Grazie, e poi magari ci vediamo la prossima stagione, ti richiamiamo per parlare ancora insieme a te di sport. Ben volentieri, quando volete. Io sono qui, però aspettate un attimo perché io mi sono preparata, sentite tutto questo rumore, e queste sono tutte le medaglie delle partecipazioni alle corse che ho fatto, e ti dico che il 90% erano corse che sostenevano dei progetti comunque benefici, e quindi di questo vado molto fiera. Bravissima, complimenti. Grazie mille, un fortissimo abbraccio. Ciao Stefania. Grazie a voi. Grazie Stefania. Ciao. Grazie. E ciao a tutti quelli che ci seguono. Ciao. Grazie. Marco, beh dai, simpaticissima Stefania. Sì, proprio in gamba, insomma. Sappiamo cosa fare domani mattina prima di andare a correre, cosa metterci. Assolutamente. No, però dai, anche chi la segue su Instagram, seguitela. Pedala un sacco, corre, fa un sacco di sport, complimenti, molto bravo. Insomma Simone, dimmi una cosa, ma tu sei mai stato all'inferno? Allora, l'ho sfiorato un paio di volte, probabilmente qualcuna non me la ricordo, ma ero molto giovane, però non sono stato ancora all'inferno run, ma ho qualcuno che alleno che le fa. Allora adesso andiamo a sentire Mauro Leoni, il presidente dell'Inferno Run e organizzatore del circuito. Benvenuto Mauro a Storie di Runner 451. Ciao a tutti. Ciao Mauro, ciao, ben trovato. Allora Mauro, come dicevamo in fase di lancio, le Inferno Run sono cresciute tanto in questi anni, quindi siamo curiosi, ma come sono iniziate e come stanno evolvendo, e se ti aspettavi questa crescita di questo, chiamiamolo anche fenomeno, delle gare ostacoli collegate nel circuito Inferno Run? Le Inferno sono nate per gioco, per balocco, 10 anni fa, 2014, su l'unione di un insieme di bischeri che volevano provare qualcosa di diverso e volevano, alla fine non avevano nessuna idea di quello che stavano facendo, perché noi eravamo partiti per organizzare una cosa da 200 persone e ne sono arrivate 1000, quindi da quel momento in poi la crescita c'è stata per tutti questi anni. Una crescita che poi vede anche campi di allenamento in giro, perché ovviamente non basta correre per allenarsi, ma bisogna allenarsi anche nella parte funzionale, nel superamento degli ostacoli. Chi sono l'identikit del partecipante oggi delle Inferno? Chi è? Allora, noi siamo passati dal 2014, dove 9 su 10 erano vestiti da Topolino, da Mini, da Carota, da Puffo, eccetera, eccetera, ad atleti che oggi si allenano per vincere, quelli che vincono 2-3 volte al giorno anche. Quindi c'è un sistema di vari formati, sono gare super sprint, sprint short e lunghe, quindi 100 metri, 400 metri, 3 km, diciamo intorno ai 10 km, e l'identikit resta comunque quello della persona che si vuole mettere alla prova, perché queste gare, o anche per chi non la fa come gara, ma la fa come evento sportivo, diciamo non competitiva, ti mettono comunque alla prova, perché ti portano a fare quello che la mamma diceva di non fare, non correre, non sudare, soprattutto non ti sporcare. E invece la componente di fango resta ancora una parte essenziale del mettere a disagio poi i partecipanti, quindi ci si butta anche nelle pozze di fango. Quindi comunque vediamo sempre delle gran foto con della gente che ride di brutto, sì.
ci si diverte, perché si torna, per quanto ci sia anche la componente di sfida, si torna un po' bambini, no? Esatto, esatto. Se arriva, c'è una domanda fondamentale, no? Che dice, ma te che cosa fai di mestiere? Ecco, noi diamo fiducia anche alle persone, siamo nel mestiere del creare fiducia alle persone, perché nel momento in cui la si arriva in fondo, si accorge di aver fatto qualcosa che magari non ci si credeva capaci di fare, e quindi è divertente, arrivi in fondo proprio col sorriso. Sì. Simone, se posso chiedere questa cosa che ha detto prima, di si partiva mascherati da Minnie o da Carota, ma quei ragazzi mascherati da Minnie le prime volte l'hanno capito che possono arrivare alle Olimpiadi? Perché questa è la strada per lei. Questo è il sogno di ogni bimbo, no? Si diceva prima, di ogni ragazzetto che o che gioca a pallone o che corre o che va in bicicletta voglia andare alle Olimpiadi. Quello che oggi per federazione, perché poi c'è anche una federazione Optical Race in Italia, di cui sono presidente, ma è un di cui il selezionatore della nazionale, dei ragazzi della nazionale che partecipa quindi alle sfide più, diciamo, faticose o difficili, quindi europee, mondiali, eccetera, era uno che ha corso vestito da Banda Bassotti alla prima Inferno nel 2014. Quindi è un sogno che va avanti per molti, è un qualche cosa che oggi costruiamo insieme ad altre discipline, perché di fatto le Optical Race molto probabilmente saranno alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, all'interno, per ora, all'interno della disciplina del pentathlon, quindi una delle cinque prove pentathlon, ma è il cammino che abbiamo avviato 10 anni fa in Italia, 10 anni fa all'estero qualche anno prima, porterà probabilmente anche alla creazione di una disciplina, di uno sport, di una disciplina a sé stante alle Olimpiadi. Ora il pentathlon ha introdotto uno sport, una delle componenti che è il laser run, quindi si corre e si spara per 3 km, niente di più facile che dentro a questi 3 km ci possono essere anche degli ostacoli, quindi abbiamo in un battibaleno creato una disciplina olimpica anche molto fotogenica. È vero. Allora, se dobbiamo pensare a quello che sta succedendo sul circuito italiano, ti chiediamo da esperto, qual è la gara più bella secondo te? Quella proprio per cui ci deve stare nel curriculum di un OCR? Ma allora, oggi come oggi, credo che la Inferno che organizziamo a Figline Valdarno a ottobre sia ormai una classica. Sono 6 anni che la organizziamo lì, sono vari formati, quest'anno saranno formato a team, formato da 3 km, formato da 12 km, c'è di tutto, c'è un po' di dislivello nelle colline del Chianti, c'è il fango, c'è il da nuotare, c'è un posto bellissimo che è un villaggio vacanze che ci aspetta, c'è la cena, c'è la disco Inferno la sera, direi che è la gara da non perdere. Sì. Quando diciamo è? Dici no. Le date esatte? 14 e 15 ottobre, un weekend intero dedicato agli ostacoli, ma soprattutto al sorriso e al divertimento. Quindi è la finale, l'ultima tappa della Series, quest'anno sono 4, abbiamo già fatto quella sulla neve, ne faremo un'altra al Parco del Mincio, una terza in montagna a Prato Nevoso, a Cuneo, e poi il gran finale, torniamo nella terra di Dante a Figline Valdarno. Simone, dobbiamo andarla a fare a ottobre. venite, figli e famiglia sono ideali. Esatto. Inizio a prepararmi, adesso vado. Non basta correre, ci vuole anche un po' di... Lo so, no, ma io ho diversi atleti che runner, insomma, che fanno le tue gare e che preparo, quindi le conosco bene. Bene, grazie mille Mauro. Grazie a voi. Grazie Mauro, veramente, grazie. Siamo all'Inferno, ciao. Ciao. Marco, quasi ad ottobre in Toscana andiamo a saltare 2 o 3 ostacoli? Non sarebbe male, Dai, però bisogna prepararsi bene. Ascolta, adesso a proposito di una ragazza che gira per tutta Italia tra strada, trail, poi la vediamo pedalare. Sai, a noi, lo diciamo ai nostri amici ascoltatori, che tu lo sai bene, ci piace raccontare anche le storie di runner non campioni, ma che runner sportivi non campioni che però fanno dello sport il loro stile di vita, no? Assolutamente, grandi appassionati come noi non si fermano mai, per fortuna, e fanno sport. Bene, quindi adesso andiamo a sentire che cosa ci ha raccontato Chiara Mantovano, anche più famosa come Chiara M sui social. We'll be right back.
Ciao Chiara Mantovan, o meglio Chiara M, benvenuta qui a Strade di Runner 451 Show. Grazie, ciao a tutti. Ciao Chiara, benvenuta. Grazie a voi. Allora, Chiara, come dicevamo in fase di presentazione, è una ragazza che ama la corsa, il running su strada, adesso molto anche il trail running. È seguita su Instagram, la trovate con Chiara con la K M, con scritto M come non la M ma E-M-M-E. E ci faceva piacere averla qui, come tante storie che ospitiamo, per raccontare l'avvicinamento al mondo della corsa, come la coniuga con la sua vita privata, anche il rapporto con i social, che oggi è comunque rilevante. Chiara, tu hai iniziato a correre ormai quasi 10 anni fa. Sì, diciamo che questa passione è nata qualche anno prima, e poi con la partecipazione a New York sicuramente l'ha rafforzata. Ho fatto un contest detto da Diadora con altre 20 ragazze, abbiamo partecipato alla maratona di New York, abbiamo fatto un bel progetto che è durato circa un anno, e il nostro allenatore era Gerindo Bordin, quindi siamo proprio preparate bene. Beh, bella fortuna. Posso dire di essere stata allenata da Bordin. In effetti non penso sia una cosa da tutti. Sicuramente New York mi è rimasta nel cuore, la più bella maratona per me che resterà proprio, spero di poter rifare anche questa esperienza. Però adesso sei un po' più legata al trail come tipo di attività, giusto? Guarda, nonostante sia stata l'esperienza più bella, poi sono passata al trail, ho fatto solo un'altra maratona a Siviglia e dopo ho completamente abbandonato la corsa su strada. Poi qualche settimana fa ho partecipato come pacer alla maratona di Bologna, gli ho fatto i 30 km dei portici e mi è ritornata un po' questa passione che si era un po' spenta. Adesso vediamo se in futuro qualche maratona. Chiara, se posso farti una domanda, tu lo sai che con la tua vita nelle gare, ma principalmente poi con la vita social, sei d'esempio per molti e molte donne. Come la vivi questa tua doppia vita? Chi corre poi tutti i giorni per strada e chi lo racconta attraverso i social? Riesci a tenere separate le due cose o fanno un unico gioco funzionale poi al risultato, che è quello di far correre gli amici che ti seguono? Beh, guarda, intanto io non so se sono un esempio per altri, sicuramente quello che faccio lo faccio perché mi dà soddisfazione, lo faccio con passione, per cui penso che poi anche dai social questo si possa vedere. E ormai le cose sono fuse tra di loro, nel senso che io vivo, cioè come mangiare, come andare a lavorare, io corro, per cui è tutto un po' collegato, mi piace documentare quello che faccio, è tutto molto collegato e viene tutto molto naturale, senza nessuna forzatura, voglio dire, per cui penso che questo si veda e vedo che si apprezza. Non pensare che sia così facile, non tutti ci riescono, quindi hai una capacità appunto narrativa al tempo con i mezzi che viviamo, quindi su questa cosa prenditi il merito che hai, insomma. Noi con Simone... No, ringrazio, anche perché poi sono anche un po' imbranata a fare video, i reel ho imparato da poco, quindi adesso faccio tutti i reel per capire come guarda funziona. Che in rete la spontaneità si vede, e chi sta dall'altra parte lo riconosce, il valore anche di mettersi in gioco sbagliando, ecco, questo non te lo dimenticare che funziona. Okay. Chiara, ti faccio un'ultima domanda: trail, ti è tornata la voglia di corsa, il tuo prossimo grande obiettivo, magari di gare ne farai diverse, ma in testa che cos'hai? Io spero di ritornare a fare qualche ultra trail, sinceramente, quindi rimango un po' nel mondo del trail. Grazie mille per essere stata con noi, seguitela su Instagram. Grazie a voi. Grazie Chiara. E vediamo che sfide ti riserverà la vita. Grazie ancora, un abbraccio. Grazie a voi. Ciao Chiara, grazie. Ciao. Ciao, grazie. Marco, abbiamo finito anche questa puntata di questo mercoledì. Bene, bene, ma perché ci seguite sempre di più, vi ringraziamo tanto, sempre nuovi ascoltatori, e vi diamo la notizia: questa domenica non io e Marco faremo festa per Pasqua, ma ci saremo lo stesso, Marco, perché abbiamo fatto il best of delle prime 8 puntate, quindi rivedrete
dei pezzettini di Marco Olmo, Massimiliano Rosolino, Elena Casiraghi, Lorena Brusamento, eccetera, adesso non me li ricordo tutti. Sintonizzatevi domenica, belli satolli dalla Pasqua. Marco, tu sarai satollo? Penso proprio di sì. E abbiamo confezionato un bignami che i giovani non sanno cos'è, noi che invece ci preparavamo. Tu neanche ti sai cos'è un bignami? Sì, lo so, però non l'ho mai usato. Ammetto di non averli mai usato. Vabbè, questo è un bel compendio, un bel riassunto di tutto quel lavoro che abbiamo fatto fino adesso attraverso gli amici che ci raccontano e ci spiegano la loro vita sportiva, professionisti e non. E poi non mancate però sabato mattina alle 7, dove invece ci saremo con una nuova puntata di Caffè, le storie di Runner 451, dove io e Marco sempre chiacchieriamo di un fatto nuovo di corsa. E poi però questa puntata avremo anche due ospiti giovani, Marco. Sì, quanto mi piace questo caffè, è proprio la chiacchiera come piace a noi, la chiacchiera da bar, invece la chiacchiera da cucina. Ma io mi sento proprio a casa mia, mangio proprio, faccio la mia bella colazione, che me frega, almeno non faccio la colazione da solo, perché mia moglie si sveglia dopo, Pietro c'ha 16 mesi, non è che può mangiare con me, e quindi la faccio con te e con tutti gli altri. Benissimo. Ci rivediamo... E con la invece la nuova puntata, poi il 12 aprile ci sarà tra i vari ospiti Ilaria Iacoviello, che è giornalista di Sky DG24, la vedete sempre, che anche lei è una runner e tante altre cose. Vi auguro buona Pasqua e buona Pasquetta. Ciao, ciao a tutti.